il risultato che non avessi scoperto quello. A caldo ti dico di sì, poi martedì ti do la città, però è stata una partita battuta, gagliarda, difficile, molto difficile, dove l'episodio poteva essere determinante. Non abbiamo trovato, non abbiamo mollato, ci abbiamo dato fino all'ultimo, sapendo che sarebbe stato difficile palleggiare contro questa squadra, sarebbe stato difficile creare spazi ampi, e sapendo che loro in questo momento hanno un giocatore che mette in difficoltà la squadra avversaria, e che a noi, a parte quell'episodio al terzo minuto, non c'è pensiero, perché sono stati molto bravi i nostri difensori. Io sono molto schietto, mister. Non è una partita che mi è piaciuta assolutamente, perché secondo me avete giocato più a calci che a calcio, tutte e due, e forse questo è l'errore, diciamo, la critica che si può muovere oggi al palco, che meritava indubbiamente per le occasioni create, forse anche non vince. Però quello che dicevamo ieri, il livello si è alzato, c'è poco da fare, questa è un'altra squadra rispetto alle tre che avete affrontato in precedenza. Allora le chiedo, oggi c'è stata un po' di difficoltà forse più che sulla sinistra, sulla destra, sulle fasce di destra, poi nel secondo tempo qualcosina si è messo in mezzo. Cioè, se non si riesce sempre a sfondare sulle fasce, qualche volta anche il tiro da fuori potrebbe essere una soluzione. Allora, hai detto tre cose, partiamo dall'ultima, assolutamente sì. Quindi partiamo dall'ultima, assolutamente sì, nel senso che quando incontro una squadra ben quadrata e che si chiude il tiro da fuori o l'uno contro uno, fa la differenza. Sul fatto di destra o sinistra, tante volte ci sono gli accorgimenti degli avversari che ti chiudono di più un lato del campo rispetto a un altro, e quindi devi essere bravo tu a capire e a trovare gli spazi. Sulla prima cosa che hai detto, che è una partita che non ti è piaciuta assolutamente, capisco quello che tu ci hai detto. Sì. Che vuoi dire, ma una squadra è anche quella che riesce ad adattarsi a quella che è la partita. Purtroppo non sempre si giocano le partite che tu vorresti che si giocassero, e quindi riuscire a calarsi nella realtà di una partita del genere contro un'ottima squadra, per me è un passettino in avanti. E come ho detto ai ragazzi, oggi sono orgoglioso, e poi gli ho detto che non basta, ovviamente, nel senso, orgoglioso per la grande prova, ma questo non basta assolutamente, cioè c'è molto da lavorare. Ma l'ho detto quando vincevamo, qualcuno mi prendeva per quello che voleva fare il pompiere. In realtà siamo all'inizio, quindi alcune cose da migliorare ci sono, ci sarebbero state anche se avessimo vinto 1-0. Cioè, il risultato, per carità, meglio vincere che perdere le partite. Però in questa fase è ancora una conseguenza, non è quello che conta nell'analizzare una partita. E quando non vinci, lo 0-0 è il risultato migliore. Dopo, scusi, diciamocela. Dove vai? Aspetta, ragazzi. Diciamoci la verità, mister, le partite di calcio sono fatte di episodi, se Santini segnava il rigore la partita avrebbe preso una linea di gas. Sì e no, non lo possiamo sapere. No, quindi forse sì, forse no. Noi dobbiamo andare, io da allenatore devo analizzare quello che è stato. Non posso pensare come sarebbe stata la partita, sì. Sì, però, episodi. Sì, gli episodi ci sono, ed è giusto che ci siano, perché fanno parte del calcio. Noi ci prendiamo il punto, perché ripeto, è stato un punto contro un'ottima squadra, perché il Carpi è un'ottima squadra. E non dobbiamo sfociare nella presunzione, noi dobbiamo ricordarci chi siamo, da dove veniamo e dove vogliamo andare. Quindi dobbiamo capire che per ottenere i risultati bisogna pedalare. Quindi abbiamo ottenuto un risultato contro un'ottima squadra. Avremo potuto vincere? Forse sì. Quindi, ma non sto dicendo che
il risultato è bruciato, assolutamente. Sto dicendo che forse avremmo potuto anche vincere, ma non avrebbe cambiato di nulla quello che l'analisi è quello che io devo andare a fare in questa settimana per preparare la prossima partita. Senta, io le volevo chiedere come è il suo stato d'animo dopo la partita, in parte lei ha risposto, quindi le chiedo anche come, in che condizioni è Lovato e anche il medico. Lovato credo che abbia si sia fatto un taglio, non so i punti di preciso, ma credo che non è una cosa grave, nel senso si è spaccata la testa, però la prima cosa che ha, perché credo che abbia avuto un attimo di sbandamento, e ha detto però ma non l'abbiamo preso pure, per dire questo ragazzo, ecco, ne approfitto anche per fare i complimenti ai subentranti che oggi sono stati tutti molto bravi in un contesto dove la partita era estremamente dura e difficile. È vero che ho smesso da 10 anni, però non è tanto, io ho fatto il calciatore, entrare in partite del genere non è facilissimo, quindi vorrei fare i complimenti a tutti quelli che sono entrati. Il dottore credo si sia stirato, non si è scivolato, quindi, però... A posto così? Grazie. Grazie. I primi minuti di leggera difficoltà, ma poi siamo assestati, penso che abbia fatto una buona partita. È chiaro che, così come ho detto le volte precedenti, bisogna crescere e continuare a crescere, però ci prendiamo di buona la prestazione contro una signora squadra e guardiamo avanti cercando di preparare al meglio questa settimana per la prossima. Ieri la vigilia aveva lanciato un po' un allarme, però mentalmente mi pare che asciutta non soltanto la squadra ma un po' tutto l'ambiente. Come accolto, vi sono accorto anche il taglio alla fine. Mi pare che questo sia un bel segnale su Padova. Ma questo forse lei conosce meglio di me. Io avevo i capelli bianchi. Io ho lanciato un segnale perché vivo di sensazione ed era una sensazione che avvertivo. Vincere una partita è veramente difficile, in qualunque categoria, e bisogna prepararsi e bisogna lasciare tutto sul campo, ma bisogna poi gioire di una vittoria o di una buona prestazione, ma poi bisogna mettersela alle spalle, perché la gioia e il festeggiamento tende poi a, come si dice, a farti un po' perdere di vista di quello che è servito per vincere. Invece ogni buona prestazione, ogni risultato va messo alle spalle e bisogna ripartire. Questo era un po' il mio messaggio, ma penso che i ragazzi, ormai ci conosciamo da 2 mesi, vanno capito. Santini, come stavano sbagliatori? Cioè, dopo aver sbagliato il rigore, chiaro, ha avuto un momento un po' di appannamento, poi insomma nel secondo tempo ha deciso il cambio. In realtà ho deciso il cambio perché era ammonire, quindi avendo altri giocatori dello stesso livello ho preferito così. Santini ha sbagliato il rigore, ne ha fatti altri due, sono cose che ci stanno e da martedì come gli altri si preparerà per la risposta. È stata una partita fisica, combattuta al primo tempo quasi di aria scacco, perché insomma loro avevano preparato bene, lei conosceva bene il Carpi, secondo tempo ha vinto un po' il gioco spezzettato, il caldo, ci voleva davvero un episodio. Sì, una partita tra due buone squadre, secondo me veniva poteva essere risolta con l'episodio. Secondo me loro, se non ricordo male, hanno avuto un'occasione all'inizio, pronti via, poi hanno creato, non hanno creato più niente, noi abbiamo avuto l'occasione di cercare un'altra situazione per il rigore, però tutto va bene, nel senso quando non si riesce a vincere gli avversari sono bravi, si tengono 0-0. Non cambia più la cosa, è stato comunque, andiamo avanti, un altro passo alla volta. Sì, purtroppo sì, perché il campionato non l'abbiamo finito. No, perché il campionato inizia da adesso, cioè a 3 partite alla fine non direi la stessa cosa, però inizia da adesso, quindi qualunque risultato non avrebbe cambiato quello che penso per il campionato.